Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi ancora pane, ma un pane particolare, un pane molto soffice, un pane che sembra quasi un dolce. Il pane alla ricotta, Buono. inventato da me questa notte mentre non dormivo. Allora, Hai visto che ti fa bene stare sveglia? non dico nulla che è meglio. Allora, le dosi. Abbiamo un cubetto di lievito fresco, abbiamo 200 ml di latte intero, abbiamo 20 g di burro a basso contenuto di colesterolo, abbiamo una fantastica ricotta di bufala, abbiamo un cucchiaino abbondante di sale, 2 cucchiaini abbondanti di zucchero, 550 g di farina Manitoba. E ovviamente un pentolino per scaldare, per stiepidire il latte, perché il latte non va assolutamente caldo in quanto... Il lievito e i fu. Muore. Dillo, dillo! Bravissimo! Oh. Allora, andiamo a subito a stiepidire il latte. È una ricetta molto lunga questa? Comunque ci vogliono almeno 3 ore di lievitazione, sono 2 lievitazioni e quindi... Beh, non è come il panettone che ci Beh, vogliono 2 giorni, tre no, il giorni. panettone ti sfinisce, perché poi se non calcoli bene gli orari è finita, cioè ti Però devi alzare la è una notte. bella ricetta, è Una quella. bella ricetta e una bella soddisfazione Sì, quando sì. lo metti in tavola che è fantastico. Sia il panettone quello classico che quello farcito alla Nutella. Esatto. Allora, che cosa facciamo? Mentre il latte si sta riscaldando, noi mettiamo lo zucchero. Sposto la ciotola, fermo col video. Ale, se no dopo mi dice, mi sposti tutte le cose! Ah, Con questa poi il voce burro, lo sì, dico. esatto. Il burro, Che brutta voce che ho. caro mio, e anche la ricotta, Con tutta quanta insieme. tutta quanta insieme. Così. È un pane da fare molto semplice e ripeto, viene molto molto soffice. Se per caso ne volete Cadesse il fare, mondo. dicevo, se per caso ne volete fare un simil dolce, potete diminuire il sale, aumentare un po' lo zucchero e metterci magari delle gocce di cioccolato. Viene una cosa fantastica. Potrebbe essere un'altra Allora, latte. ricetta. Senti, questo che numero è di pane? Perché hai fatto quello normale, quello con il normale col lievito Ce madre, l'abbiamo di tutti i alla colori, zucca, agli agli spinaci, spinaci, alle alle barbabietole. barbabietole, poi ho fatto i panini all'olio, panini all'olio ripieni, panini all'olio con vari gusti, cacio e pepe, speck, Quindi a tavola con la fornaia. a tavola con la fornaia, no, a tavola consiglia. Il latte, come dicevo, tiepido, adesso vado a mettere il lievito a pezzettini. Poi togliamo il cucchiaino perché non ci piacciono le sbavature. Eccolo qui. E sciogliamo il lievito. Il sale andrà messo in ultimo, quando l'impasto è praticamente pronto. Ora, appena si è sciolto bene il lievito, io metterò tutto in planetaria e lo manderò avanti per almeno 5-6 minuti a modalità lenta. Poi un paio di minuti modalità veloce. Questo io non mi fido perché rimane sempre sul fondo un Sì, pochino è di... vero. o rimane attaccato al cucchiaino. Vediamo un po'. E infatti, eccolo qui, il marrano. È rimasto. Ecco qua. A posto. Detto questo, in planetaria 5-6 minuti modalità lenta, 2 minuti modalità veloce. Nella modalità veloce aggiungeremo il sale. A dopo. Eccoci qua, l'impasto è pronto, vi faccio vedere la consistenza.
è fantastica. Morbidissimo. Sì, esatto. Adesso lo andiamo a coprire con la pellicola. Poi lo andrò a mettere in forno preriscaldato e spento fino almeno al raddoppio del volume. Una volta lievitato, lo andrò a reimpastare un pochino e poi lo metterò in forma per la seconda lievitazione. Forno preriscaldato e spento fino al raddoppio del volume. A dopo! Eccoci! La lievitazione, come vedete, è raddoppiata, se non di più. E a questo punto io che cosa andrò a fare? Andrò a reimpastarlo un pochino con le mani. Ho già messo circa 3-4 cucchiai di farina, sempre Manitoba, sul tavolo. Eccolo qua. È di una morbidezza incredibile. Morbidosa. Oh, con questo volendo potete fare anche dei panini, eh? Vengono benissimo. Ok. Attiviamo il lievito. Non so perché, poverino, ha bisogno delle botte per essere attivato, ma è così. E noi lo picchiamo, non a sangue, perché sennò poi diventa rosso. Certo. Ok, si è presa tutta la farina. Esattamente. Adesso lo andrò a mettere su una placca da forno, con della carta da forno ovviamente alla base, sopra il pane ovviamente, e facciamo la classica croce. Facciamo la tagliata. La croce, quella tagliata. Eccola qui. Mi piace precisa. A lievitare per almeno un'altra oretta, fino a che non raddoppia di volume, non di più, perché sennò poi vi si sgrana e non viene proprio fantastico a vedersi, buonissimo a mangiarsi, ma non fantastico a vedersi. A dopo! Eccolo qui, il nostro pane alla ricotta, che come vedete è bellissimo, è cresciuto, si è allargato. Perché fuori è pane, però si vede proprio il bianco avanti. No, sì. Volevo far sentire, sì, la crosticina. Si vede il bianco della ricotta, deve essere buonissimo. Speriamo, eh. Quando è che si può tagliare questo? Dobbiamo aspettare che si raffredda un po', si deve intiepidire quantomeno. È appena uscito dal forno. Anche perché poi che ci vuoi fare col pane caldo? Che ci voglio fare? Abbiamo appena finito di fare la ricetta del burro. E che bene, fai? Lo inquadriamo? Non la fai? Una fetta di pane burro? Qua, questa è la striscia dell'assaggio. Eccola qua. Guardate, non è una ditata, preso col cucchiaino. Guardate che bello. È una fetta di pane burro che sta tutta. Sì. Andate a vedere anche la ricetta del burro, mi raccomando, perché merita anche. Noi qua facciamo tutto in casa, il pane, il burro, il mascarpone. E tutto. Ci vediamo tra poco per l'assaggio. E certo. E che assaggio. A più tardi. Eccolo qua. L'abbiamo tagliato. Guardate che bello. C'è un profumo, ragazzi. Questa consistenza. Croccante fuori e morbido, morbido dentro. Questo pezzetto io l'assaggio, però. È doveroso. Sembra di mangiare un dolce quasi. Sì, sì. E come detto prima, senti, è buonissimo, buonissimo. Sì, perché è stato ricotta comunque. Certo, ci stanno 300 grammi dentro. Guardate, io continuo
a inquadrarlo perché è veramente bello, spettacolare. E adesso questo col burro. Questo col burro è la morte sua. È la morte sua. Come si dice a Parigi, però si dice così. Famoso Parigi, che caspita, dicono sempre così. Signori, questo è un altro capolavoro di A Tavola con Silvia. Grazie, amore. Mettete un bel mi piace al video. Iscrivetevi su Facebook alla pagina attavolaconsilvia.it. Lì troverete tutte le novità, anche quelle di Facebook, di YouTube. E continuate a seguirci. Mi raccomando. Diteci le vostre impressioni, i vostri consigli. Certo, soprattutto. Qualche critica costruttiva è sempre ben accetta. Assolutamente sì. E ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Noi ci andiamo a fare pane e burro. Ciao a tutti.